È tornato in Lombardia dopo quasi un decennio di digiuno il titolo italiano di kata maschile ed è arrivato in Valle Camonica. A Piancamune, infatti, in casa Master Rapid SKF si festeggia il quartetto sul tetto d'Italia, composto da Giovanni Ghezza, Manuel Pè, Franco Sacristani e Giulian Visinoni. I quattro moschettieri del Master Rapid SKF hanno infatti conquistato a Ostia Lido il titolo italiano di kata, aggiungendo un altro tricolore alla bacheca. È stata un'emozione grandissima, era un anno e mezzo che ci lavoravamo per questo risultato. Dopo tante gare sfortunate finalmente siamo riusciti a conquistare il gradino più alto del podio. Devo ringraziare tutti per questo risultato, soprattutto i nostri maestri, anche i miei compagni naturalmente, perché senza di loro non ce l'avremmo fatta. La squadra del Master Rapid SKF per arrivare a giocarsi il tricolore ha superato al primo turno i toscani dell'Atena Firenze, al secondo i veneti del Rovigo, nel terzo i campani del Capasso, fino ad approdare alla finalissima dopo tante fatiche. È un cammino che è spesso stato anche in salita negli ultimi mesi. Ci siamo impegnati tantissimo per riuscire a fare il risultato in questa gara molto importante, soprattutto per prenderci una rivincita rispetto all'anno passato, perché non ci è andata molto bene con le varie gare, siamo stati un po' sfortunati. In finale la formazione del Master Rapid SKF ha sconfitto i campani del Maddaloni per 5-0 ed ha raggiunto così il traguardo tricolore tanto inseguito e sognato. Sì, è molto più bello, devo ringraziare tantissimo i miei compagni di squadra, mi hanno dato molto, perché comunque lavorare in squadra è diverso, ci si tira a vicenda, si cerca sempre di fare meglio, di imitare gli altri. E un ringraziamento particolare anche ai nostri maestri che ci hanno sostenuto. Dietro al successo italiano della formazione di kata c'è tanto lavoro, ma anche quel matrimonio tra Master Rapid e Funakoshi che ogni volta di più mostra tutta la sua validità, raccogliendo risultati oltre le previsioni e non fermandosi mai, puntando invece a ripetersi e migliorarsi. È credo l'esperienza più bella che mi sia mai capitata. E è molto gratificante perché abbiamo fatto una sedute di allenamento intensissime, finivamo delle volte anche dopo le 10 ed è stata un'esperienza fantastica proprio perché ci ha gratificato di tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Speriamo innanzitutto l'anno prossimo di, guardando avanti, poter riconfermare questo titolo. Il tricolore a squadre nel kata dei maschi ha così quasi messo in secondo piano il grandissimo risultato ottenuto dalle ragazze del comité che hanno chiuso l'italiano con il bronzo. Sabrina Panteghini, Matilda Pulegas, Veva Del Vecchio, Sonia Pezzotti con Daphne Guidone e Laura Boschin hanno confermato il loro valore a livello nazionale portando a Piancamune una nuova medaglia da festeggiare. Si è dovuta fermare prima delle medaglie invece la squadra di comité maschile, penalizzata anche dall'infortunio di Nicolò Cretti con l'azzurro di Costa Volpino, che insieme a Pierpaolo Bonalda, Omar Poetini, Alessio Contessi, Marco Zucchetti, Ivan Bottò e Valerio Pelosato hanno comunque ben figurato. Il tempo dei festeggiamenti in casa Master Rapid SKF è comunque già finito e il Karate Club è già al lavoro per raccogliere quanto prima altri importanti risultati.